Il comune di Trevi nel Lazio può vantare di avere tra i suoi illustri cittadini il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Il Consiglio Comunale, lo scorso 19 dicembre, aveva deliberato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria all'arcivescovo e nei giorni scorsi si è tenuta presso la Sala Bonifacio VIII del Castello Caetani la cerimonia di conferimento. Il cardinale Zuppi è stato accolto dal sindaco Silvio Grazioli, che a nome di tutta la comunità ha esaltato il legame tra il cardinale ed il territorio. Un onore per una città antica con tantissima storia, con tanta bellezza, che l'ha saputa conservare. È anche una gioia perché ci si sente accolti, ci si sente a casa. Ho trovato tanti compari, nel senso di tanti legami che hanno arricchito e arricchiranno la mia vita. Sentirsi a casa fa sentire meglio, fa capire il nostro cammino, quel tanto che ci unisce, quindi è un grande onore per me riceverla. Siamo orgogliosi di avere e felici di avere come cittadino onorario il cardinale Zuppi, sia per il suo legame con il territorio, sia per quello che ha fatto e continua a fare per la pace e la libertà nel mondo. Questo è un giorno veramente di luce e che darà forza e esempio a tutti i cittadini di Trevi, soprattutto ai giovani. Accanto a Sua Eminenza il vescovo della diocesi Anagni-Alatri, Monsignor Ambrogio Spirafico. È una cosa bella il legame della sua famiglia con questa terra, con gli altipiani e quindi con Trevi nel Lazio, e credo che sia un gesto molto bello nei confronti di una persona, il cardinale Zuppi, che da sempre vive una passione per un mondo pacifico, fraterno.